Ciao a tutti, oggi ho deciso di disotterrare le pietre che erano state usate per fare questo sentiero nel giardino. E erano 7 anni circa, 7-8 anni che non lo si faceva questo lavoro, quindi il terreno le aveva praticamente fatte scendere molto giù, ricoprendole in gran parte con dell'erba e quindi non erano più visibili, non era neanche più tanto visibile il sentiero. Adesso sembra un po' disordinato perché sono state tirate fuori, quindi ci sono tutti gli scavi. Con le prime piogge e con l'erba che crescerà coprirà tutto e queste pietre saranno visibili nuovamente per delineare il sentiero che porta alla piazzola dietro il banano. Bene, c'è un bel sole, l'erba è bella dritta, quindi direi di uscire, prendere benzina per il decespugliatore e dare una bella pulita al prato, così si evita una crescita smisurata dell'erba, visto che c'è un bel sole e non sta piovendo. La pioggia l'ha fatta crescere tantissimo l'erba, la pioggia che c'è stata in questi giorni. Questa è l'area che ho fatto per le aromatiche, perché ho scoperto con alcune letture che praticamente non tutte le aromatiche gradiscono il sole diretto tutto il giorno, quindi sarebbe meglio offrire loro un'ombreggiatura leggera da quelli che sono i raggi del pomeriggio, delle ore centrali della giornata. L'ombreggiatura gliel'ho data con questa rete antigrandine che a foglio singolo, a rete singola, offre un 10% di ombreggiatura. Io ho messo 3 strati, quindi siamo a un 30% di ombreggiatura, riceveranno una buona luce queste piante e potrebbe servire appunto, come ho letto, per dare l'opportunità di non essere bruciate dall'insolazione. Qui ho messo del basilico, cioè del dragoncello, della salvia ananas, del timo o serpillo, della santolina, della menta e della malva. Qui
qui invece abbiamo del finocchietto selvatico, sempre un'altra varietà di menta, la melissa, poi ci sono dei cipollotti, l'erba cipollina e un'altra varietà di menta ancora più in là. Qui aggiungerò ancora qualche pianta e qui in mezzo passerò con il decespugliatore, tanto è molto veloce da fare, una passata velocissima e si pulisce abbastanza bene. Qui invece vicino alle aromatiche raccoglierò l'erbaccia a mano, tanto facendo questo lavoro ogni 1-2 giorni si tiene abbastanza pulito. Speriamo che la malva si riprenda un po', dopo se non si vede l'inquadratura la faccio vedere. E questo è un pezzo aggiuntivo dell'orto, in modo da avere anche delle aromatiche da usare in cucina, oltre gli ortaggi e le varie cose da raccogliere nell'orto. Adesso passiamo a vedere il banano come è stato pulito, in modo da farvi vedere com'è adesso. Quindi andiamo a vedere in che stato è il banano in questo periodo. Siamo a metà maggio, sono già spuntate le prime foglie. E vediamo un po' come, appunto, quali sono stati i lavori di pulizia per poter avere un banano in giardino in buono stato. Ok, eccoci davanti al banano di cui vi parlavo prima quando ero nella zona delle aromatiche. Allora, il banano in giardino è una pianta che si può coltivare anche nel nord Italia. Più avanti, magari quando sarà in pieno sviluppo, farò un video dedicato solo a lui in cui vi spiegherò il mio metodo di coltivazione. Per adesso posso dirvi che questo banano ha superato l'inverno, un inverno abbastanza freddo rispetto a quelli degli anni scorsi. L'ho superato abbastanza bene, solo che, come tutte le primavere, la pianta di banano si presenta poi con un sacco di materiale cartaceo che ricopre i tronchi, che sono i vari strati che si sono danneggiati col freddo. In più, se si lasciano le foglie, io le taglio sempre e le porto poi via, ma se si lasciano le foglie queste crollano, si adagiano lungo il tronco, volendo si possono legare con una corda per dare protezione al tronco durante l'inverno. Questo materiale cartaceo che ricopre i tronchi si può lasciare, però dà alla pianta un aspetto molto disordinato. Allora io lo sfilo quando arriva la primavera che non gela più. Comincio a sfilare, vedete che lì ci sono diversi filamenti, tipo questo, sono tutti rimasugli di questo materiale che io ho tolto dai tronchi. In questo modo si espone la parte rossiccia e verde, che è molto bella anche da vedere. Quindi non c'è molto da dire sulla pulizia del banano, basta solo tenerlo in questo modo pulito, in ordine, e il giardino appare meno caotico. Altrimenti, con questo materiale tutto ammucchiato alla base sui tronchi, l'aspetto è molto esotico, però è anche trasandato. Quindi consiglio a tutti una buona pulizia, anche per evitare poi l'insediamento di parassiti all'interno della pianta, anche perché sotto questi strati che sono aderenti al tronco si può trovare di tutto. Quindi consiglio di usare dei guanti, perché vengono fuori ragni, c'è di tutto sotto questo materiale, tutti animali che durante l'inverno si sono nascosti in questi posti per cercare di sfuggire al freddo. Bene, vi saluto, se vi è piaciuto il video vi invito a mettere un mi piace e ci vediamo al prossimo appuntamento in giardino con qualche altra pianta strana. In questo periodo stanno fiorendo degli arum molto particolari, potrebbe essere uno dei prossimi video. Ci vediamo presto e grazie per avermi fatto visita. Ciao a tutti!